Perché le scorregge puzzano? Arriva se facciamo un disegno insieme? Oh sì, per me va bene. Sì, anche per me. Ok, vado a prendere i pennarelli. E io vado a prendere dei fogli. Ehi, Blue, sei stata tu! Ecco! Mamma, che puzza! Una mega scorreggia! Cosa? Blue ha fatto una scorreggia! Sì, è super puzzona anche! È vero, si sente fino a qui! Forza bimbi, sbrigatevi, l'autobus sta partendo! Oh, che brutta figura che ho fatto prima! Che poi non capisco perché le scorregge puzzano. Già, bella domanda. Avanti, si parte! Ah, Bingo, non ti ci mettere anche tu. Ho fatto una brutta figura. Tutti ridevano della mia puzzetta. Scusa, Blue, ma non resisto, mi viene proprio da ridere. Oh, uffa! Cose deliziose. Come mai ora la puzzetta puzza così tanto? Già, è vero. Beh, se volete ve lo spiego io. Sì, mamma, sono troppo curiosa. Beh, vedete. Quando mangi, il cibo attraverserà il tuo corpo. Si scompone all'interno e dà al corpo la forza e l'energia che servono. Questo si chiama digestione. Durante la digestione si forma del gas e quando il gas esce dal corpo esce una puzzetta. Sì, ma perché puzzano così? Perché il cibo che si lega con i batteri che sono presenti nel nostro corpo creano un odore. Alcuni cibi formano un odore più forte di altri, per esempio l'aglio e la cipolla, che insieme ai batteri del nostro corpo formano una puzza terribile. Ecco perché alcune scorregge puzzano più delle altre. E ricordatevi che non c'è niente da vergognarsi, né da prendere in giro, perché tutti facciamo le puzzette. Esatto, io, la mamma, i nonni, la tua maestra, i tuoi amici. Per evitare l'imbarazzo, quando si sente che sta per arrivare una puzzetta, basta andare in bagno o in un luogo appartato dove nessuno ci può sentire. Ok, ora ho capito. Forza, finite il disegno e poi andate fuori a giocare. Oh, mi scappa la puzzetta, mi scappa la puzzetta. Come mai sei corsa via così in fretta? Beh, mi scappava una puzzetta e la mia mamma mi ha insegnato, quando senti che ti scappa, meglio allontanarsi dal gruppo. Oh, giusto. Ah, non ti preoccupare, mi ha anche insegnato che fare le puzzette è una cosa normale e che tutti le fanno e quindi non c'è da prendere in giro. Ah, oh, meno male.